Bella regà, qua è Savix che vi parla e bentornato, benvenuto se sei nuovo nel canale ragazzi. Oggi di nuovo unboxing. Sto spendendo una barcata di soldi ultimamente, penso che per un pochettino poi ci diamo una calmata ragazzi. Ovviamente come al solito vi lascio in descrizione tutti i link se volete comprarvi anche voi questi oggettini. Ho preso qualche gadget ragazzi molto utile, molto carino, e adesso vi faccio vedere. Allora ragazzi, intanto svuotiamo tutta sta roba. Allora io partirei raga da questo. Questa è una figata ragazzi, questo affarino, non mi chiedete come si chiama, comunque sia è una sorta di sdoppiatore USB, ma c'è una particolarità. Allora ragazzi, non ve lo sto a far vedere perché ce l'ho nell'angolo, non ci puoi distaccare, fare, imbragare. Io nella mia scrivania, tipo quelle da ufficio per intenderci, ok, ho un buco, ok? C'ho un buco che è di circa 6 cm. Praticamente cosa succede con quel buco? In teoria serve far passare i cavi tipo del monitor. E io non lo uso. Quindi quel buco mi stava sulle palle. Allora ho comprato questo ragazzi. Questo praticamente va a coprire il buco, ok? E avremo le porte USB ragazzi sulla scrivania. Molto comodo perché c'ha anche due fori, si presenta in questa maniera ragazzi, c'ha questi due fori qua che servono per cazzo qua per far passare i cavi nel caso noi vogliamo infilare anche dei cavi e non perdere proprio completamente quel buco. Quindi veramente veramente comodo. Il filo raga è anche abbastanza lungo, è un metro di cavo, quindi riusciamo tranquillamente a gestirlo bene. Penso sia un ottimo acquisto ragazzi, e non costa veramente niente, veramente costa tipo 6 euro, 5 euro, una cosa del genere ragazzi, una stronzata. Link in descrizione raga. Quindi io passerei ragazzi a questo. Questo penso che è una cosa che fa comodo a tutti ragazzi, soprattutto a gente come me che è un continuo fare magari spostare cose, tocchignare sulla scrivania mentre magari siamo in live e staccare e attaccare il cavo del telefono a noi non piace. Ho comprato il caricatore wireless e adesso vi voglio spiegare anche varie cosette di staffare. Allora ragazzi, questo è semplice, non l'ho pagato niente, è una stronzata, l'ho pagato 10 euro ragazzi, è molto carino, vedete, è semplice, è bello, ruvido, diciamo, è gommoso, quindi antiscivolo, non andrà mai da nessuna parte. E in questa maniera noi appoggiamo il telefono sopra, raga, e lo carichiamo facilmente. Comodo, facile, veloce e non costa niente. Nella scatola ragazzi abbiamo questo adattatore veramente veramente comodo. Questo raga è utilissimo per mille altre cose. Per esempio possiamo usarlo per attaccare una chiavetta al nostro telefono, perché ha l'attacco USB quello piccolino regà, e poi dall'altra parte è in questa maniera per la chiavetta. È veramente veramente utile, una figata pazzesca. Perché ce lo danno? Perché o facciamo questa cosa raga per alimentarlo in modo da avere direttamente un cavo USB, oppure usiamo il cavo sempre in dotazione raga, che da una parte è fatto in questa maniera, dall'altra è USB. Ve lo voglio fare vedere acceso ragazzi. Quindi andiamo a aprire così, accendiamo con le porte USB, attacchiamoci un cavo e andiamo a vedere. Guardate che bomba raga, veramente bello. Cambia colore, non so se si vede, fatto che giro questa così. Appena attaccate il cavo dà i segni di vita. Ora il telefono io lo sto usando ragazzi per fare questo video, perché ho scoperto raga un'app che mi permette di fare i video wireless. Veramente comodissima e si vedono anche abbastanza bene raga. Prossimamente tanto sarò costretto a comprarla una bella webcam decente, perché come avete visto in questi giorni sto iniziando a portare roba sul canale Viola, quindi mi serve per forza di cose. L'ultima raga secondo me è la cosa più utile che possa esistere per uno che fa roba da console
ok? E usa anche il PC. Parliamo, regà, di questa Gigino. Questa Gigino qua si presenta in questa scatola. Parliamo di questo affarino qua, regà. Questo affare qua è una bomba. Perché è una bomba, raga? Perché oltre a non costare niente, perché anche questo affare costa tipo all'incirca 15 euro, raga. Non vorrei dire una cavolata, qualche euro più, qualche euro meno. Cosa ci permette di fare questa cosa? Qua abbiamo due uscite, che sono le due entrate in realtà, ok? Qua ci attacchiamo, ragazzi, da una parte il computer e dall'altra ci attacchiamo l'Xbox, per esempio, con un cavo USB da una parte e dall'altra. Quindi da sto lato, raga, abbiamo tutte queste porte. Quindi a questo punto, semplicemente schiacciando questo tastino, cosa succede? Che noi da questo lato, raga, dove abbiamo le quattro porte, andiamo ad attaccare per esempio una chiavetta USB, raga, un mouse e una tastiera. Ok? Quindi cosa succede? Che noi switchando potremo usare sia lo stesso mouse e la tastiera sia su console che su PC senza averle doppie. È veramente comodo, perché noi siamo su computer, vogliamo per editare, giochiamo da console, click, e giochiamo con mouse e tastiera della console senza stare a staccare mille cose. Ma la cosa più bella, raga, che non, oltre ad essere comandato da qua, che c'è il pulsante, noi lo potremo comandare con questo. Quindi ci metteremo questo pulsantino magari vicino alla scrivania, dove ci viene comodo, e quando dobbiamo cambiare, switchare console per mouse e tastiera, clicchiamo questo tastino, raga. Veramente comodo. In dotazione abbiamo tutti i vari cavi USB per fare i collegamenti, ragazzi. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato d'aiuto. Ragazzi, troverete tutto in descrizione, tutti i vari link dei vari oggettini. Bella, regà, alla prossima!